Benvenuto a Roberto Di Vincenzo, presidente del CARSA. Come è andato questa terza edizione del Salone della Ricostruzione? Ma molto molto positiva, c'è stato un afflusso di pubblico di circa 10.000 persone, molti tecnici, c'è grande soddisfazione da parte delle imprese, dei produttori presenti, perché hanno potuto presentare prodotti, talvolta anche chiudere già direttamente contratti, quindi si è posizionata come una manifestazione, come la manifestazione di riferimento sul tema della ricostruzione. Una situazione decisamente importante, perché in un momento di crisi come quella che stiamo attraversando, riuscire a crescere nonostante la crisi significa poter far diventare l'Aquila il luogo dove si svolge la più importante manifestazione dell'edilizia del centro-sud. Questo è il nostro obiettivo per il prossimo anno, le premesse ci sono tutte e quindi stiamo lavorando per migliorare ulteriormente la manifestazione. Avete già in mente qualcosa da cambiare, qualcosa da aggiungere per il prossimo anno? Ma sicuramente, cioè, è chiaro che proprio oggi pomeriggio raccoglieremo peraltro un questionario che abbiamo dato a tutti gli espositori presenti per raccogliere anche le loro esigenze e quindi dare risposte alle loro esigenze. Un'idea già l'abbiamo sviluppata, che è quella di migliorare la parte business to business, cioè di migliorare il rapporto tra produttori ed imprese, tra imprese e consorzi, in maniera tale da far diventare questo un luogo dove effettivamente in maniera strutturata si possano chiudere affari. Grazie. Prego.